Ma incivili e maleducati, pochi per la verità, pochissimi, però fanno un danno perché lasciano televisori, materassi, robe assurde, quando c'è un centro che riceve gratuitamente di Marche Multiservizi a Montecchio, dove tutti possono portare i rifiuti, quelli più, un po' più ingombranti, insomma. C'è una buonissima educazione sulla raccolta differenziata, perché siamo oltre il 70%, dal 70-80%. È chiaro che se questi pochissimi casi che ci sono, che però danno una pessima immagine, si potessero evitare, io quindi credo che, tra l'altro c'è anche una multa abbastanza salata, quindi si intensificheranno i controlli da parte degli ispettori di Marche Multiservizi, ma anche dei vigili, dei carabinieri, della polizia locale dello Stato. Evitate di dare una pessima immagine, lavoriamo giorno e notte per la rasatura dell'ar, del verde, dei parchi, dei giardini. E, diciamo il centro del benessere delle persone, e dare un'immagine non buona non è una cosa da persone per bene, educate, civili, come sono la stragrandissima maggioranza dei cittadini di Valdefoglia. Quindi quei pochi che non fanno le cose come vanno fate, fatele anche voi, ecco. Ma non è che possiamo mettere una telecamera per ogni fesso, nel senso che se uno non rispetta il limite della velocità gli mettiamo una telecamera, se uno non rispetta l'ordinanza sul decoro gli mettiamo un'altra telecamera, e se uno va a velocità supersonica dovremo mettere una telecamera per ogni cittadino, un carabiniere, un vigile per ogni cittadino. Bisogna rispettare le regole e avere buona educazione. Educazione civica, una volta la insegnavano a scuola, quindi bisogna avere una buona educazione, un rispetto civico delle regole, evitando di buttare via anche dei soldi, perché le telecamere costano centinaia, noi abbiamo una rete di telecamere piuttosto importanti, ma sono più che altro per la delinquenza organizzata, per evitare situazioni di difficoltà. Io devo mettere in ogni bidone dell'immondizia una telecamera, ma di cosa parliamo, di cosa scherziamo? Insomma, penso che bisogna ritornare ad educare e fare in modo che tutti sanno che una società democratica è una società delle regole, è una società anarchica, è una società dove ognuno fa quello che gli pare e non mi pare che sia giusto che ci sia una società anarchica.